Adesso anche i bus e i camion sono costretti allo slalom tra i rifiuti. Quello che ormai a Napoli è diventato lo sport più in voga del momento, purtroppo ha coinvolto anche gli automobilisti. In alcuni punti della città, come in via Girolamo Santa Croce, nel quartiere Vomero, la spazzatura è stata riversata nella corsia preferenziale e questo ha determinato deviazioni per la circolazione degli autobus di linea. In corso Amedeo Savoia, invece, immondizia in strada e circolazione a senso alternato. Blocchi stradali anche in via del Parco Margherita, nella zona Chiaia, e in via Pomponio Gaulico, nella zona di Fuorigrotta. La rabbia dei cittadini è incontenibile. Troppe promesse mai mantenute, troppi proclami senza conseguenze. Sono mesi ormai che Napoli è invasa dai rifiuti. I candidati a sindaco in corsa per Palazzo San Giacomo hanno fatto dell'emergenza il leitmotiv delle loro campagne elettorali, eppure ad oggi nulla è cambiato. La situazione resta drammatica, con cumuli che continuano a crescere e le proteste dei cittadini che, esasperati, non fanno altro che peggiorare lo stato delle cose, dando fuoco ai sacchetti che, una volta in fiamme, sprigionano diossina ancor più dannosa del semplice cattivo odore sprigionato dall'immondizia lasciata in strada.